l'aiuto dall'altro, l'aiuto di stavo. Ecco, una tematica che viene riproposta più volte al cinema, abbiamo visto Verdone, abbiamo visto anche in televisione. Tu perché ti sei spinto ancora una volta a trattare una tematica che sembrerebbe attualissima? Ma guarda, il mio non è un film sulla separazione, nel senso non c'è la problematica della famiglia che non fa vedere i figli al papà, non c'è la tematica della moglie o di qualcuno che si incatena, che sta male, no, non c'è quello, questo è un equilibrio economico, questo è un equilibrio sociale, è un equilibrio di portafoglio. Io ho usato come pretesto, diciamo, la separazione, ma ti ripeto, cioè, potrebbe essere la perdita di un caro, potrebbe essere una malattia, l'anzianità, la perdita di uno dei due della famiglia, quindi va via mezzo stipendio, cioè ci sono tante cause che poi producono questo effetto. Io ho usato la separazione perché in questo caso è cioè, forse 200.000 persone per il problema della separazione che vivono nelle macchie, o comunque vivono a borderline, ma non è un film, io non lo considero un film sulla separazione, è un film sui sentimenti, sulla dignità, sul pudore dell'individuo. Avrei potuto fare, ripeto, la perdita della moglie, quindi andava di mezzo stipendio, lui non ce la faceva con soltanto 1.200 euro al mese. Cioè, è proprio il 2 più 2 che non fa più 4, cioè la matematica che comincia a diventare un'opinione, l'addizione degli addendi che non torna più. Io parlo di persone che appunto, io che comunque faccio un lavoro da regista e guadagno, però anche io sto in bilico perché, come ripeto, non è che un giorno, spero mai, ma se dovesse, non lavoro, non faccio più un film, un anno, due anni, poi finisco quei soldi che avevo da privato, mia madre, vedo, va a casa, ho due bambini che ho, andiamo a vivere, cioè come può essere questo? Io credo che ci sia una diseguaglianza, uno squilibrio tra salario e spesa, ecco questo. Perché i 1.200 da adesso sono i famosi 2004, uno dice Madonna si sta bene, quando uno diceva ho il posto al comune, Madonna sei fortunato, il famoso posto al comune adesso non basta più, non basta più. Lui lo dice anche, ho il posto al comune. Lo dice anche con, come dire, col sorriso, come dire che non basta più, cioè, questo è che dico, che è cambiato, cioè la spesa è salita ma il livello del salario è rimasto basso, tutto ci hanno fatto credere che stiamo bene, che tutti. Il ceto medio è alto, si può fare, spendere, bisogna istigazione alle compere, ok? Al consumismo. E poi arriva il conto. E chi lo paga? Chi lo paga? Quanti prendono il mutuo e poi non ce la fanno più a pagarlo? Oppure penso a voi la macchina nuova della compra. Si può comprare tutto con caffè al mese, le pubblicità con caffè al mese, dico cosa ne vuoi? Con caffè al mese. Il film segue stilisticamente la parabola della vita del protagonista, sì. E c'è un inizio quasi da commedia all'italiana, esatto. E poi però tu hai il coraggio di andare molto più a fondo anche nell'impatto emotivo rispetto a, come dicevamo prima, molti film italiani che hanno parlato di questo tema o dei suoi allegati. Guarda, a me piace, io la considero una commedia drammaticamente amara. Parte con una commedia italiana, però già senti, tutto ridi, ma non di situazioni, come dire, che racconta la barzelletta, ridi della signora che dice che metti al comune uno che è sordo muto e non si capisce nulla, cioè questo è un altro paradosso, cioè, avendo visto il film vuoi capire sì, di sì, cosa sì. Parlo, e l'assurdità della sua ricerca delle case, che è un altro paradosso, quindi sorridi in quelle cose, però cominci a sentire che c'è qualcosa che non quadra, poi in questa parabola decido di cambiare rotta. Spero di averlo fatto con calma, con tranquillità, con dolcezza, accompagnare piano piano questo, diciamo, questo nostro personaggio nel baratro, negli inferi, non so come. Però questo era, voglio unire le due cose, io non posso scegliere, cioè io da autore non riesco a scegliere, commedia e dramma. Io credo, noi ci alziamo la mattina e siamo contenti perché ci racconta una barzelletta, poi leggiamo un articolo, ci pari, poi arriva una telefonata improvvisa e piano. Quindi vuol dire, dico una capolata, però questo è, può accadere che tu parti e quindi io voglio fare questa, un po' raccontare quello che c'è accaduto. Altrimenti uno fa il film da ridere e fa il film da piangere. Io vorrei unirle tutte e due. La scelta degli attori? Loro, cioè Valerio era lui, il clown, come dico, il drammatico brillante, lui piange e ride, diciamo, ho detto solo lui può piange e ride. Infatti io l'avevo già diretto nell'ultimo stadio, quindi lo conoscevo, ho dato la sceneggiatura e ho detto, cioè ha detto io voglio fare questo film, quindi ha fatto un grosso sforzo perché aveva appena finito tre film, quindi lui si è preso 15 giorni e poi è entrato, lo abbiamo spinto, poi io lavoro emotivamente, quindi. E non sulla parola soltanto, sulla battuta, anche sull'espressività, sull'emozione, abbiamo lavorato molto sull'emotività anche con Barbara, con la ragazzina. No, credo che solo Valerio voglia fare quello. Vero? Soltanto lui.
proprio a proposito dell'emotività, lei ha grande esperienza come attore, come ha aiutato questo a trovare il giusto mix nel ruolo di Giulio? Guarda, io vengo dal teatro, io parto dal teatro, quindi sono diplomato molto tempo fa, nel 90, la scuola di Perla per Agallo, e quindi lì facevamo sia regia che attore. Lo porto molto nel set, conosco gli attori, essendo attore, quindi essendo stato diretto, io lavoro molto con gli attori, quindi a volte dico proprio guarda, fammela così, ma no, a volte uno dice più, meno poco, non io quel meno poco non capisco, quindi te lo faccio proprio sentire. Se l'altro a volte dice un po' meno, siccome sembra una bilancia, quel po' meno, un po' poco non capisco, allora io invece fortunatamente facendo anche l'attore dico guarda vorrei farla così, ecco, fammi questo sguardo, immagino che c'è questo, faccio un po' l'attore dall'altra parte, poi sgancio, poi lascio chiaramente, troviamo una via di mezzo, non è che sono un dittatore, però diciamo che le mie idee sono quelle, certo, da non far uscire, poi se fai una cosa interessante la mettiamo dentro, però mi ha aiutato, aiuta a me ma aiuta anche gli attori a lavorare con un registro. Certo.